distante agli altri. Bene o male, nei dungeon ci sono tante cose come... Aspetta che siamo in mitica? Sì. Ok. Mitica. Allora, quando entriamo nel cerchio dei draghetti, i draghetti vanno cercati, vanno chiccati, perché altrimenti chiamano tutta la stanza. Quindi, occhio. E le erbe fanno addormentare, state distanti dagli altri quando avete i cerchietti sotto i piedi. Semplice. Ok, quindi... Vedi che inizia a castare? No. Andava stunnato. Ah. Ma siamo già partiti o è una prova? Sì, no, non siamo già partiti. Ah, ok, ok, ok. Poi di raggro, per favore, danno. Ok, devo fare meno danno. Oh, però... Cioè, vanno giù abbastanza bene, dai. Cioè, meno. Ok, questi qua, Giordano, praticamente li devi tenere sempre voltati via dai parati. Ma ha detto che si possono skippare. Sì, si possono skippare. Ok, quindi distanti dai parati? Sì. Qua, occhio che vi mettono un cerchietto sotto i piedi, vi addormentate e addormentate gli altri. Non state davanti al boss e schivate la roba per terra. No, bugato quelli lì. Aia. Che cazzo? Che cazzo è successo? Ho preso delle na. E attento perché c'è danno magico su tutto il dungeon. Vita è morta. Ripartiamo con calma. Ah, per forza qualcuno. Ah, perché è dietro le piante. Ok, occhio. Non parliamo sulle piante. Stiamo ben attenti a non aggare. No, guarda, non ho neanche tirato fuori i pet finché che arrivo. No. Però arrivano lo stesso. Arrivano. Liler ha grato. Che cazzo. È diventato rosso. Occhio per terra. Occhio alla roba per terra, sì. Ancora parte la roba per terra. Disperatevi il debuff che avete se riuscite. Avete possibilità. Io col prete quelli non li posso togliere. È ok. Andiamo avanti. Ok, qua panine pochi sulla danno a volte. Sì, sì. Le schegge fanno male, i fiori fanno male. I draghi è il peggio. Il drago va stunnato, il draghetto qua. Quindi focus sul draghetto. No. Ah, okay, non è arrivato. Perfetto. Comunque sempre focus sui draghetti, sono la cosa più importante. Ah, ma poi i mistici mette un una magia su tutti. È un dot. Comunque. Voi avete stun talentati per caso? Sì. Io l'horror. Intimidation. Ok. No, okay, no, no, di chi sono quei? Affa. Di chi sono quei pet? Fate fuori il draghetto per piacere. Niente. Ah, ok, bravi. Ok, indietro, indietro, indietro che non prendiamo l'altro. Indietro, indietro. Ah, i pet in passivo, cioè in passivo, in difensivo, altrimenti. Ok, andiamo avanti. Vuoi prendere solo il draghetto? Sì, facciamo il draghetto, sì, lo togliamo. Fai il drago, fai il drago. Stunnatelo, perfetto. E focus su di lui. E qua mi ha addormentato, state lontani dal mio cerchio. Perfetto. Le piantine piccole, oh, prima. Ma quasi rotto il cazzo, però. Che cosa ti ho fatto? No, e continua a dire qua, dire là, giù e giù e ciò. E che cazzo? Vabbè, dai, dobbiamo fare la chiave. Via dal cerchio. No, sono non. Anch'io stunnata. Perché dopo inizia praticamente a... Se tu colpisci col cerchio i tuoi alleati, gli altri si addormentano e dopo va a catena.
Mette in cerchio sugli alleati e continua. Andiamo. Allora, primo boss, i pinetti. È il boss dei pinetti. Adesso dobbiamo pulire intorno. Comunque, il boss è che lui fa dei pini col cerchio che vi mette sotto i piedi. Andate poi di fianco ai pini e li distruggete. Bisogna distruggere tutti i pini, possibilmente, perché lui a un certo punto fa un'abilità in cui fa esplodere i pini. E ovviamente, più ce ne sono, Ah, e più botte prendiamo. e più porte prendiamo. Lì bisognerà tirare dei difensivi quando la fa. Puliamo intorno per fare il boss poi. Ok. Il boss Giordano non lo devi tirare voltato verso noi. Il boss a un certo punto fa un'abilità in cui fa una sfrattata nera e quella lì distrugge i pini. Quindi avrai già capito che dovrai indirizzarlo sul maggior numero di pini possibili senza colpire i tuoi compagni. E basta, c'ha quelle tre abilità lì. Quindi via dalle pozze. Quando avete il cerchio intorno, andatevi fianco al pino, non sopra al pino perché altrimenti iniziate a prendere danno, ma semplicemente di fianco. Col cerchio lo prendete e lo distruggete. Quando fa l'abilità, che sicuramente DBM ci chiamerà, in cui fa il macello totale, tirate il difensivo. In quel momento lì è il momento di tirare la tartaruga. Perché se abbiamo lasciato tanti pinetti, potrebbe finire male. Però è un boss semplice, mai davanti. Comunque la parte più difficile è da qua fino al secondo boss. Dopo dovrebbe semplificarsi appena. Ultimo. Io non so mai come regolarmi, sinceramente, se tirarlo a questo, tirarlo a quello dopo, ma... Ok, via dalla OE. Perfetto. Sì, questo albero qua è molto semplice. Occhio che fa un affrontare, Giordano, questo qua poi dovresti sempre tenerlo voltato, comunque non sta davanti. Aia. Boom. Ok, siamo spreadati. Distruggete i pinetti, mi raccomando, e non prendete le pozze cattive. Giordano, tu indirizzalo dove ti serve. Non ho capito Ok. dove sono. Ah, ok. Ok, vedete adesso quando vi sbalzerà indietro a un certo punto, vi metterà il cerchio e poi dopo fate fuori i pinetti. Tu Giordano pronto poi ad indirizzare, o capisci dove. Ecco, vedi quella cosa lì? Ok, vedi che ha distrutto i pinetti e c'è una merma, le merme vanno uccise. Ah, ok, quindi adesso mi metto qua, ad esempio. Ok, ecco, con i cerchi adesso non prendetevi uno con l'altro, ma distruggete i pini. Bisogna starci. Ah, ok, vanno via loro. E poi fanno i blobby. Porca troia. Ok. Siamo stati bravi, però. Andavano fatti tutti o è normale che qualcuno rimanga? No, cioè, più ne facciamo, meglio è, però. Certo. Ok, perché vedi che li butta fuori tanto, eh. Sì. Mi rimetto in un altro posto dove non c'è gente. Ok, bravo Giordano, cerca di calcolare quando ti fa la sbottata. Perfetto, vedi che ha distrutto tutti quelli lì dietro. Focus sui piccoletti. Ok, adesso i cerchi, metteteli sui pinetti. Ok, bravi. Perfetto. Adesso qua. Bravo Giordano. Occhio, difensivo. Ok. Un blocchino per rompere le Boh, l'abbiamo ucciso. Poco sul boss e andare. balle. Io ho fatto la tartaruga per non saperne leggere Hai fatto bene. e Bene, un anello. Oh. Critico celerità interessa a qualcuno più di me? Se ripassiamo A alla me fine, nel caso. sicuramente, esatto, se tu ne hai uno più alto. No, io non ne ho uno più E alto, a Garil anche può però non è il interessare. top delle statistiche, quindi No, per aspettiamo uno più magari alla debole. fine, che se voi trovate un anello celerità maestria, facciamo Ah, giusto, scambio. Don't pull next mob. Sì. Cosa vuol dire? Non pullerai i prossimi mob. Ah. Ok. Ci dobbiamo passare attorno. C'ha ragione.
Io ti smetto i... Occhio ai cerchi, occhio ai cerchi che c'è. Ah, è come il coso di... Perché dopo questi qua risvegliano gli elementari. Ok, quelli lì giù a danno mi sembra che fanno un raggio magico, bisogna colpirli, bisogna chiccarli e basta. Okay. Non tenerli mai davanti a noi, vai. Ok, io mi prendo il teschio da chiccare. No, dall'arcano si può non chiccare. Ah. Abbastanza... quello è solo il danno che fa su di te. Ce n'hanno una... Ecco, risveglio secondo me, è quello da chiccare. Direi proprio di sì, perché da arcano te lo prendi solo te, quindi ti scatti, Giordano. Mm. Ok. Così. Qua dobbiamo pulire la piattaforma. Adesso vabbè, prendiamo il libro, ci porta nella piattaforma e va pulito, perché ci sono tre mob e dopo si attiva il boss. Ok. Vedi tu dove andare. Qua... Non tenerli avvertati verso di noi, perché fanno una sbrettata frontale. E noi cerchiamo di interrompere sempre i soliti risvegli. Se riusciamo. Infatti mi ha addormentato. Ma va bene così. Addormentato anche te, Giordano? No, no, io sono a posto. Ok. Perché altrimenti addormenta uno. Mi ha preso una cosa. Con le ali. Metamorfato. Ok, indietro, 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 nascosti, nascosti, state ben attenti che sta arrivando una pa... Vabbè. Ok, quei lì non mi ricordo, sinceramente. Pare a mano. Aia, disorientato, rutato, qualsiasi cosa. Sì, perché... Sai com'è. Ma finché ti immobilizza va anche abbastanza bene, devo dire. Okay, e quando ti mutano il peggio? Puro. Va bene, dai, poi pack l'abbiamo fatto. Prossimo. Il pat ce n'abbiamo, sì, ok, sta andando via, vai, 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 lanciati. Questo qua, quello che segno con la X, tira una frontale, sono sicuro. Ok. Quindi, è una occhio... priorità? No, facciamo sempre il fantasmino rosa. Ok. Bravo, Gary. Ottimo lavoro. Ok, l'altro picco, l'X. Stategli davanti. Ecco, hai visto che ha fatto quello sputo, sì, Giordano. Esatto. Quello lì è una frontale. Ok, portali indietro. Si muove. Allora, l'ultimo boss, che ve lo spiego già adesso, perché tanti pack sono tutti uguali dopo. L'ultimo boss è come quello di Spire, ovvero a un certo punto fa un'abilità in cui non è più targettabile e noi dobbiamo nasconderci dentro la cupola. Che metterà. E in più ci metterà delle sottipiedi, dei cerchi in cui lasceremo poi le pozze al fine del countdown. Quindi dobbiamo mettere... via. Dobbiamo mettere i cerchi in modo da non metterli dentro alla barriera, diciamo. Ok. Tipo questi cerchi qua, dovremmo metterci in modo da occupare meno posto sulla piattaforma qua, perché poi lasceremo una pozza che rimarrà per tutto il fight. E noi dobbiamo praticamente continuare a girare entrando dentro al cerchio quando viene richiesto e schivando queste qui. Quello che ha appena schiacciato Giordano, che altrimenti lasciamo una ora. Una specie di runa. Sì. Ma comunque chiamo le abilità dopo. Okay. I piccoletti per primi. La zero non è a tempo, giusto? No. Okay. È mio di tempo. Non sì, c'è. Ecco, sono muerta. Hai fatto sparare contro i tuoi avversari. Ah, cazzo. Vai. Sorry. Si prende il portale qua, boh. Porta il vivaio dell'Arcadi, ecco. No, non so dove sono andato. Occhio alla roba che arriva. Sì, no, sono giusta. Sì, sei giusta. Ok, occhio. Diana che non aggiamo il boss.
Perché lo voglio attivare? Sta aspetta, vecchio. Manca una. Arrivo, eh. Devo aspettare che si spostassero i vermetidi. Ah, possiamo andare già giù? Sì, possiamo già andare giù. Prendi il volo quello centrale, Raffa. Appena arrivi nel cerchio. Ah, ma è questo quello del boss? Devo prendere il libretto, no? Sì, sì. Okay. Ti porta giù. Ah, c'è da pulire anche tutto qua? Mi sa di sì. O forse no? Ma dovrebbe essere qua il boss, ma non c'è. Ah, è più avanti. No, qua possiamo prendere il minimo indispensabile e tirare dritto. Ok. Sì, anche questi hanno una frontale, mi sa. Sì, sì, sì. No, il fatto è che mi hanno... Occhio, 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 occhio. Ok. Ah, sbalzano, fanno una frontale e sbalzano all'indietro. Perfetto. Sì. Bom, andiamo avanti dritto per dritto. Sempre i piccoli, occhio poi Giordano a tenerli voltati. Mm-hmm. E via. Via dal cerchio. Non scappare mai verso di noi. Poi il cerchio è mio, via da me. Ok. Perfetto, bravo Giordi. Io qua direi di... La facciamo, sì, la facciamo, la parte che sta per arrivare. Focus sul grosso fantasmino lì, diciamo. Quello rosa. Sì. Sì, perché se veniamo immobilizzati ci si salta fuori, se veniamo addormentati può essere più problematico. Ok. E andiamo avanti. Prossima piattaforma. Non c'è più il boss, quindi quello che dovevamo fare. Ah, è molto più avanti. Vai, vai. Hanno cambiato l'ordine. Ah. Perché io ho visto una guida con la beta, però. Qua, secondo me, c'è un display da fare. Potete farlo voi, Hunter, forse. Sì, fatto, fatto. Anch'io. Quello lì. Ok, andiamo avanti. Che palle. Uisci tutto perché ci servirà tanto. Occhio a quello là che fa la parte perché sicuramente è influente. Sì, infatti lo porto indietro. Ok, io direi fai il prossimo gruppo, sì, bravo. A questo punto prendi la patta quello lì, sì. Che ho paura di cosa possa fare, ma... Esatto. Ho paura di questa una che ha sotto i piedi, perché ok, questa la prendo io. Questo boss qua non me lo ricordo, devo... Devo pulire tutto? Sì.
Quello là forse pulisci giù il dalla tuono. No, scala. questi qua non toccarli. Vai qui là Giù dalla dove c'è il scala, quello lì. tomo. Anche C'è qui. questo però, sì. Sì. Spero su di lui. Perfetto. Andiamo avanti. Qui là. E poi siamo a posto, direi. Sempre rosini, immagino. Oddio, no, perché questi qua sono meno importanti. Secondo me è meglio il grosso. Ah, questi qui sì. Quelli lì sono quelli che fanno gli AOE, i due piccoletti. Sono loro che fanno la pioggia. Adesso qua penso che dovremmo prendere il boss. Aspetta un attimo che ci guardo. Cosa faceva questo? La mazzura con... Finché le illusioni draconiche non vengono distrutte. Ah, è quello delle illusioni. Va bene. Allora, non starci davanti. Ogni tanto okay. Fare illusioni. Facciamo fuori le copie. Basta. Puoi dirlo? Beh. Quando ci sono le copie, meglio, secondo me. Sì. Okay. Non queste. Quando ne fa... C'è un certo momento in cui ne fa tre. Focus sulle coppie sempre, immagino. Occhio, ah, occhio alla frontale, tira anche quella palla lì tonda. Che non è frontale, la fa a caso in una direzione. Ok. Ok, occhio all'energia travolgente. Occhio, qua dobbiamo iniziare a distruggere le coppie e schivare le palle. Minchia, che danni. Ah, ma è morto vive, per la fatica. Non so Giordano se puoi tirarlo su. L'ho fatto. Ah, ok. Un coglione. È morto. Vabbè, perché sei di ritmo level basso. E forse andava tirato lì, Liro, no? Sì. Beh dai, è semplice in realtà. Solo quella fase lì da stare attenti, ma per il resto è un boss normalissimo. Via. Ah, adesso hai fase, occhio. Ognuno si mette in un angolo. Ok, così. Beh, se uno schiva però gli AOE non... Ah, ho sbagliato! Ho charaggiato sul boss e ha fatto un mare destro. Sì, non fa niente se non fa niente a fare. Certo, poco, via. Ah, la tira sul tank l'abilità. Allora possiamo anche non piccare. Non ho capito. Ancora un bestino. Facciamo fuori il boss. Focus. Perfetto. Secondo voi mi resta lì? Sì. Sta già facendo. Ok, adesso dobbiamo andare appena a sinistra di là. I sense a breach behind it. Io l'ho trovato quella lì. Lui. Porca troia. Giù di qui. Ok, ah, direi non stateci davanti e boh. Fusione ti farà danno, sicuramente. Bene. Aia. Ti lascia anche indietro. E Ugito fa danno su tutti. Grande classico. Beh, va bene, questo è semplice, niente. Andiamo avanti. Direi che possiamo cercare di skippare il più possibile. Andiamo tutto sulla destra. Ah, no. Questa stanza qua ci sono le rane che saltano e fanno gli aoi per terra. C'è poco da farci. Perché prendo questo? Voleranno in giro. Voleranno in giro in modo incontrollato. Ah. Quindi... Beh, dobbiamo ucciderle, sì. Sì, sì.
Non riusciamo. Schivate quella roba per terra. Vedete quei cerchietti per terra. Quelli lì sono delle rune che fanno. Mettono fuori una way. E che provo. Beh, vabbè, è andata bene. Ok, salta abbastanza decentemente. Quindi passiamo tutto su un fianco. Ok, tiriamo dritto e via. Sì, va bene. Tanto le rane vedo che non sono un grosso problema. Da... Cos'era? A nebbie che c'erano le rane? Che faceva la stessa cosa? Sì. Era un occhione gigante. Esatto. Ah, sì. Cose... ok, prendiamo questi sicuramente perché fanno male. Meglio perché Gary quando ha chiesto di trovare un DPS mi ha detto se mi prendete non so se faccio abbastanza DPS. Vabbè. Ma va a cagare. Sempre è stato forte. Noi l'abbiamo relegato con la sciamana, ma lui era un hunter di tutto rispetto. Ma adesso torna a giocare hunter, mi sembra. Credo di sì, col surplus dealer che abbiamo. Vabbè, allora. Sì, perché Lely mi sembra che si è messa come healer, come me. No, no. No, anche lei, no. Perché c'erano pochi range. Tutti nuovi healer, praticamente. Le nostre vite saranno in mano a sperfetti sconosciuti, quasi. Vai. Buttati, che tanto sti qui sono dei pagliacci. Poi fu così che muori. Esatto. Esplose. Quindi ho l'ast ai minimi termini. Vabbè. Io ho la versatility ai minimi termini. Vai. Cosa ti metteva? Una freccetta in testa e ti volava addosso? Sì. Ok. Rana lì. Bravo, ho schiacciato. La una. Ottimo che viene spugnato. Di qua, no? Sì. Ok, puliamo questi. Tanto sono due pistole. Occhio non vola giù. Che ti fanno? No, mi metto qua, infatti, nell'angolino. Bravo. Andiamo. Ecco, qua dobbiamo pulire i tre mob. No, è già pulito. Ah, l'hanno cambiato. Ok, è già pulito. Ok, qua, come vi ho detto, quando avete i cerchi sotto i piedi, mettetevi tipo sul board o comunque in una zona in modo da lasciare la pozza fuori dalle scatole. E c'è una barriera, lasciamola libera e ci andiamo dentro quando lui va al centro di questo cerchio magico, diciamo. Basta. E schivate. Io al pull, dai, tanto. Ok, vedete, lasciateli sui bordi e guardate dove sarà il prossimo cerchio in cui ci dovremo nascondere. Ok, dove la metterà? Ok, fuori dal cerchio su degli altri.
Ok, qua dentro. Dentro la barriera, dentro la barriera. Lui fa zero assoluto. Ed esplode. Ok, e torna. E andiamo avanti così tutto il tempo. Di nuovo. Non sovrapposti, non sovrapposti. Ok. Cioè non sovrapposti noi, ma se riusciamo li mettiamo sovrapposti. Sì, sì, sì. Okay. Ah, no, perché allora... se li vedi diventano anche più grosse man mano. Sì. Tipo il Defile del Jader. Ok. Intanto vi chiudo qua, poi usciamo tutti da qui. Perfetto. Adesso metterà giù la cupola. Ho paura adesso però. No. Però la metterà qui, la cupola. Ho paura più che altro dove metterà la cupola. E spero che non sia là in mezzo dove l'ha lasciata prima. No, no, okay, avanti. Sarebbe perverso, sarebbe da mettersi in abbastanza. Stiamo andando bene, dai. Questo è molto semplice, secondo me, questo. L'ultimo è difficile. L'ultimo è veramente difficile. Ops, via dal cerchio intorno a lui. Ok. Boom. Maruto. Ultimo boss simpatico, molto simpatico. Bello questo. Andiamo giù. Galliman ha preso un bel collo, verso attività maestria. Andiamo giù. Sì, qua praticamente questo boss non bisogna camminare, perché altrimenti mette delle stack che ti rallentano sempre di più fino a immobilizzarti. Fa una frontale, quindi stiamo lontani da... Non stiamo sul fronte. Okay. A un certo punto mette giù dei piloni, ok, dei piloncini, sì, di cui alcuni sono esplosivi, che saranno quelli che saranno un cast sopra, e sono quelli che dobbiamo focussare. Dopo ce ne sono degli altri che facciamo fuori per secondi. Ok. Boom. Non muovetevi. Una volta che siete arrivati in posizione, ci state. Schivate il minimo indispensabile, ve lo consiglio. Altrimenti non ci muoviamo più. C'era un boss del genere, non mi ricordo più in quale espansione. Che poi dopo un po' non ti muovevi più. Ok. Salto draconico sempre. Ah, piloni, prima quello esplosivo. Là che c'è quello che sta castando frattura. Non so se lo vedete. Dove sono andato io. Ok, e poi tutti gli altri. Io sto qui e fermo, eh. Mi sa che sono rimasto. No, però ce li ho in range. Ok. Perché praticamente più esplodono quei lì. Oh, via. Più esplodono e più ci mettono delle stack che aumenta il danno magico che subiamo. Perfetto per loro, so proprio. Ok, schivate quella mob che è tonda che gira adesso. E fate sempre i... Era Jaina quella che aveva una roba simile, no? Quella della nave. Presto, presto. Presto, fateli fuori, fateli fuori. Ok. Perfetto. Ce n'è ancora uno. Ce n'è uno. Allora, ci sono i pet, non ci vado. Ok. Voi siete molto più comodi. Sì. Però io col nano me lo sono disperato, io. Sicuramente ci sarà modo di toglierselo. Sarà una magia o maledizione. Hai preso la pallina? No, non lo so. Vai, ti ho pensato. Aspetta, che c'è una palletta che mi gira vicino. Però sono lì sotto e non mi posso muovere, giusto? Magari se resto il pet. Devi stare attento alle palline, perché se ti arrivano addosso, quelle. Direi che shottano. Dopo 10 secondi il debuff vi va via comunque. Quello del rallentamento, quindi vi muovete appena. Posso muovere. Ma l'abbiamo fatto, dai. Ehi. GG. C'è la maestria!